ben trovati al telegiornale di Radio Tele Appennino Parma. Cronaca in primo piano, torna la paura per una serie di furti messi a segno in questi ultimi giorni a Borgo Valditaro. 4 solo nel tardo pomeriggio di ieri. Raffica di furti nel tardo pomeriggio di ieri nel capoluogo valtarese. 4 le abitazioni che sarebbero state prese di mira dai ladri. Intorno alle 18 in zona San Rocco, poco distante dal discount, malintenzionati entrano dalla finestra del bagno di una casa, ma l'allarme interno scatta. Pochi secondi e inizia a suonare anche quello esterno. I ladri così desistono e se ne vanno senza portare via nulla. Un vicino li vede allontanarsi, neppure tanto di corsa in realtà. Altri colpi vengono messi a segno in via Strela, località Le Pezze. Più o meno l'orario è lo stesso. Scelgono 2 appartamenti incuranti che nel terzo vi sia gente. Fanno incetta di tutto l'oro che trovano e poi se ne vanno. Anche qui qualcuno li nota allontanarsi, pare su un'auto di grossa cilindrata di colore nero con targa tedesca. Infine arrivano in via caduti del lavoro, si arrampicano sino al secondo piano, entrano dalla finestra della cucina, spaccano il vetro, si introducono velocemente portando via anche qui oggetti in oro. Ma vengono disturbati dal rientro forse anticipato della padrona di casa e si danno alla fuga scappando da dove sono entrati. Tutto questo, come sottolinea oggi Gigi Cavalli in un articolo apparso sul blog Esvaso, proprio in prossimità di una telecamera di sicurezza di ultima generazione collocata lo scorso giugno all'altezza di Via Piave e che avrebbe dovuto scoraggiare, ma soprattutto identificare, i malintenzionati. Invece, in una manciata di giorni, sono oltre 10 furti messi a segno a Borgo Taro, segno evidente che qualcosa non quadra. Voltiamo pagina. Quali nuove azioni mettere in campo per ottenere la riapertura del punto nascita e per salvaguardare in generale l'ospedale Santa Maria di Borgo Valditaro? Se ne è parlato ieri sera durante una riunione organizzata proprio dal Comitato Pro Ospedale. Punto nascita, ma non solo, all'esame del Comitato Pro Ospedale di Borgo Taro, della riunione preparatoria dell'incontro che si avrà lunedì prossimo con l'assessore regionale Sergio Venturi. Un incontro proficuo in cui si sono esaminate diverse prospettive. Sì, allora questa sera abbiamo voluto, noi del Comitato Pro Ospedale abbiamo voluto organizzare questa riunione con tutti i membri aderenti, diciamo, al nostro comitato e non solo, comunque aperto a tutti, in quanto ci sembrava giusto un pochino fare innanzitutto un resoconto anche delle manifestazioni che si sono fatte, quindi nel corso di questo mese, e anche quella in piazza, per intenderci, del comune, e anche quella che è stata portata avanti anche dall'associazione Insieme per Vivere, dove si è fatta la camminata, insomma, verso l'ospedale, e quindi abbiamo voluto fare questa riunione appunto per fare un resoconto su questo e anche per proporre iniziative anche per quanto riguarda il coordinamento a livello nazionale abbiamo deciso, diciamo, di portare avanti insieme poi agli altri comitati. Ad esempio quello di Pavulle e di Castelnuovo hanno già deciso loro di aderire a questo coordinamento a livello nazionale per appunto coordinare un po' quelli che sono tutti i comitati, appunto, per quanto riguarda il punto nascite, diciamo, per riuscire a salvare o comunque, anche se ormai è chiuso, cercare di far sensibilizzare ancora la gente e tenere vivo l'interesse su questo argomento, su questo problema, anzi. E questa sera quindi abbiamo appunto deciso di fare questa riunione e abbiamo anche parlato di quello che sarà l'incontro di lunedì 27, dove alle 9:30 in sede della comunità montana praticamente la CGL ha indetto questa conferenza, dove sarà presente anche Venturi insieme ad tanti altri personaggi, per parlare appunto quale sarà, diciamo, il futuro del nostro ospedale. A noi ci sembra un po' una presa in giro, perché ci sembra un po' troppo tardi forse per parlare di queste problematiche, perciò vogliamo sentire innanzitutto che cosa hanno da dire e in qualche modo manifestare contro questa conferenza, diciamo, che si farà, perché crediamo che non sia opportuno, non sia il momento adeguato per parlarne. Bisognava parlarne prima e ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. E la chiusura dei punti nascita in Emilia-Romagna intanto rimane oggetto di discussione e di interrogazioni presso la Regione Emilia-Romagna. L'ultima proposta con progetti pilota arriva dal consigliere Alleva.
progetto pilota per avviare una gestione della gravidanza a basso rischio nei punti nascita di Castelnuovo, Pavullo e Borgotaro, chiusi di recente. A chiederlo con una risoluzione è il consigliere regionale dell'Alta Emilia-Romagna, Pier Giovanni Alleva. Nel documento della conferenza unificata Stato-Regioni del 16 dicembre 2000, spiega il consigliere, viene prevista la riorganizzazione dei punti nascita e le indicazioni recepiscono l'esigenza di accrescere la sicurezza della donna e dei nascituri, indicando le modalità di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse. La Giunta ha incaricato la Commissione Nascite di fare una verifica approfondita sugli ultimi 5 anni, dal 2013 ad oggi, di attività della rete dei punti nascita, ma l'approfondimento della Commissione, sottolinea Alleva, ha dato come esito la richiesta di concessione di deroga per i soli punti nascita di Mirandola e Cento, sospendendo dunque l'assistenza al parto nei punti nascita dell'Appennino Reggiano e Modenese, perché non esisterebbero le condizioni. Da qui, secondo Alleva, questi punti nascita potrebbero essere riclassificati come progetti pilota per giungere ad un percorso regionale uniforme che consenta di intercettare tutte le gravidanze a basso rischio. Un progetto dunque che potrebbe essere integrato nel piano di investimenti di 13 milioni di euro già programmato dalla Regione per i 3 ospedali del nostro Appennino interessati dalla sospensione dell'attività e nel piano dell'incremento degli organici che dovranno garantire un futuro stabile di sviluppo agli ospedali montani. Per questo il consigliere di Alta Emilia-Romagna impegna la Giunta, nel caso non vi sia altra soluzione percorribile, ad avviare una gestione della gravidanza a basso rischio in questi punti nascita, approvando un progetto pilota regionale, mantenendo e potenziando tutti i servizi pre e post parto attualmente presenti nei punti nascita. La Giunta Comunale di Berceto ha approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo dei lavori di sistemazione di varie strade comunali. L'investimento non comporta oneri gestionali, poiché si tratta di interventi atti a migliorare in modo funzionale infrastrutture già esistenti e non comporterà oneri di indebitamento, poiché risulta finanziato per 15.029 euro dai proventi derivanti dai contributi assegnati al Comune di Berceto da parte del BIM della Val Parma e in parte per 5.570 euro con fondi di bilancio comunale di quest'anno. L'ufficio tecnico comunale ha riferito che si interverrà un po' a macchia di leopardo, visto che le necessità sono tante e, come sempre, le risorse poche. Sabato presso i supermercati della Valtaro si terrà la colletta alimentare, giunta alla sua 21ª edizione. Si tratta di un importantissimo momento di coinvolgimento e di sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare attraverso l'invito ad un gesto concreto di gratuità e di condivisione, ovvero donare la spesa a chi è povero. Durante questa giornata, presso una fittissima rete di supermercati aderenti su tutto il territorio nazionale, ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono in povertà. È un grande spettacolo di carità, dicono gli organizzatori, l'esperienza del dono, là dove ogni aspettativa attende, generando una sovrabbondante solidarietà umana. A Borgotaro aderiscono i supermercati Conad, Carrefour, Inks e Iperdì. Il centro sociale Timossi in via Repubblica a Borgotaro lunedì prossimo 27 novembre nella propria sede organizza per pomeriggio insieme a un incontro musicale con i Pangea. Eric Procaccianti è un giovane campanaro bergamasco che ha eseguito a Compiano e a Bedonia proprio all'inizio del mese 2 concerti di campane, proponendo tra l'altro melodie tratte da canti di guerra e popolari in memoria dei caduti delle guerre. Nell'era dei social network, della condivisione e delle foto, in cui la privacy è quasi diventata un optional, ci sono ancora mestieri che sfuggono ai siti web e all'immaginario collettivo, come quello del campanaro, un lavoro antichissimo che nel tempo è stato lentamente soppiantato da nuove tecnologie. Nonostante ciò, esiste ancora una nicchia di persone che amano dilettarsi nel suonare campane, in alcuni casi anche manualmente. È il caso di Eric Procaccianti, campanaro errante del nuovo millennio, che ha fatto visita a Bedonia 3 settimane fa. Una passione vissuta da nomade, curioso di conoscere parrocchie e culture di varie regioni d'Italia, dal Friuli alla Liguria, sognando un giorno di avere la possibilità di suonare anche presso la cattedrale di Palermo.
Un amore, quello tra eriche e le campane, che un po' come solo il loro suono sa fare, sconfina valli, fiumi e monti di tutta Italia. È grazie a persone come lui che anche nel 2017 uno dei mestieri più antichi del mondo mantiene ancora il suo folklore. La mia passione è nata nel lontano 1990, abitando dietro al campanile della chiesetta antica di San Martino. Io mi sono avvicinato alle campane ufficialmente nel 2000, quindi sono 17 anni che le suono. Prima, fino all'età di 7-8 anni, mi accontentavo di vedere soltanto i movimenti delle campane e i suoni delle campane dal vivo nelle piazze delle chiese della mia zona. Dopo, dal 2000, ho cominciato a fare il chierichetto. Le prime campane che ho suonato sono state quelle del seminario di San Pietro Martire in Seveso, erano a corda all'epoca e mi avevano guidato sui primi passi del suonare le campane i seminaristi locali, stimando, come dire, un numero di posti in cui sono stato all'incirca sono 200. I primi anni mi accontentavo di suonare solo nella mia zona, ma mi accontentavo di tirare sul tasto e di ascoltare la melodia automaticamente. Poi dopo, da che ho partecipato a vari gruppi di campanari, ho cominciato ad esplorare i meccanismi delle campane automatici, più che altro, non solo a corda, e ho cominciato a fare i concerti artigianalmente. E le regioni in cui sono stato, oltre che la Lombardia, sono state il Trentino Alto Adige. Poi sono stato in alcune parrocchie del Veneto, come San Zeno di Montagna e Lumini, qualche volta in Liguria, in Alta Toscana, ho suonato anche nelle Alte Marche, e in Romagna soprattutto. In Sud Italia il mio sogno sarebbe quello di andare a suonare le campane della Cattedrale di Palermo. Il timbro, il suono in generale, il suono squillante argentino, e poi mi affascina anche il fatto che il loro suono si diffonde per i paesi, per le vallate, per le montagne, ecco, da paese in paese, anche da sponda a sponda se la chiesa è affacciata sul lago. Quello che mi viene in mente mentre suono una campana è innanzitutto quando ero piccolo, che ho cominciato a seguirle, se gli abitanti sono contenti e soprattutto se rimarranno sorpresi dai miei concerti di campane. Una sinfonia che mi sta prendendo per 5 campane in questo momento è una suonata bergamasca che si chiama Marcia di Grumello. Quando vado in giro per parrocchie a suonare, soprattutto così lontano, prima di tutto io chiamo i parroci, mi informo cosa si può fare, cosa non si può fare, chi si deve sentire, eccetera, eccetera. E dopo, a seconda delle feste patronali, delle occasioni, solennità, eccetera, dell'agenda che ho programmato, mi muovo. Non solo è bello scoprire le tradizioni, è bello anche tramandare le tue tradizioni, cioè di modo da essere più innovativo. Io a Bedonia ho conosciuto anche da qualche anno a questa parte una compagnia bedoniese che mi dice: guarda, quando vieni qua sei sempre ben accetto. Domani sarà Black Friday, giornata perfetta per lo shopping nei negozi di Borgo Taro, un'usanza nata e cresciuta negli Stati Uniti che sta prendendo piede un po' in tutto il mondo. Cade tradizionalmente il giorno successivo a quello del ringraziamento, che a sua volta ricorre il quarto giovedì di novembre. In questa giornata, che segna l'inizio del periodo natalizio dal punto di vista commerciale, si applicano sconti e promozioni di vario genere, e anche a Borgo Taro tanti negozi hanno deciso di onorare questa tradizione statunitense. Non solo abbigliamento, ma aderiscono anche bar, panifici, profumeria e tanti altri negozi. Allo sport, dopo un turno di coppa poco felice, le ragazze della squadra di calcio femminile Le Lanterne di Bedonia si apprestano ad iniziare il nuovo campionato, davvero piene di grinta e di voglia di vincere. 4 punti fatti e diversi acciacchi accumulati. Questo è il resoconto della prima parte della stagione delle Lanterne nelle fasi a gironi della Coppa Italia. Il primo impatto con la Serie C è stato traumatico più nel computo degli infortuni patiti che a livello tecnico.
Fa poco testo la sconfitta per 5-0 subita nell'ultima partita di Coppa Italia contro la Medesanese, figlia anche degli infortuni e impegni personali che hanno portato la squadra di Polmariani ad affrontare la difficile trasferta in sole 5 ragazze. L'ultima a finire in guardia medica è stata la capitana Federica Berti, uscita anzitempo dal campo a causa di un indurimento alla parte posteriore della coscia sinistra. Una tegola che si aggiunge alla lunga convalescenza della centrocampista De Lucchi. Le ossa della caviglia non hanno fatto crack, ma il riscontro degli esami lascia trasparire tutto fuorché un recupero in tempi brevi. Due legamenti fortemente lesionati, uno dei quali addirittura rotto. La sua stagione potrebbe già essere terminata. Mister Mariani e il suo vice Beccatelli ripartono allora dalle certezze qualitative e caratteriali delle giocatrici rimaste, da quella solidità di gruppo che l'ha portato a diversi successi nelle stagioni passate e a non sfigurare affatto nelle prime uscite stagionali in una categoria altamente competitiva. La Coppa Italia è servita ad adattarsi a ritmi di gioco molto più elevati rispetto agli scorsi anni e ad attutire l'impatto con squadre altamente organizzate. I motori si sono ben scaldati nelle scorse settimane, la rosa è ristretta ma più che mai motivata visto l'imminente inizio del campionato, questo sabato a Cesena. Lo scenario ideale per ritrovare nuovi stimoli e proseguire un ciclo che rischiava di essere saturo, esattamente quel che il mister cercava dopo tanti anni di vittorie. Benvenuto campionato, benvenuta Serie C di calcetto femminile. Le previsioni del tempo per domani, venerdì 24 novembre, avremo copertura nuvolosa con nubi basse al mattino in lento dissolvimento, dal pomeriggio temporanee schiarite, dopo il tramonto torna la nuvolosità bassa con banchi di nebbia. Temperature in aumento, le minime intorno ai 5 gradi, le massime tra 9 e 11 gradi, i venti infine saranno deboli. Questa sera su RTA alle 20.35 Driver TV, alle 21.15 Viviamo il Comune, alle 22 il TG e a seguire Balla che ti passa. E per noi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata. A domani con l'informazione locale.